Ragazzi, sono veramente euforico. Sapete perché? Perché Area F2, ragazzi, Area F2, il gioco che praticamente è stato chiuso da Ubisoft perché è troppo uguale a Rainbow Six Siege, sta tornando. Sapete quanto ho amato quel gioco? Per chi mi seguiva anche sull'altra piattaforma sa che, raga, adoravo quel gioco lì. E per chi non ha mai sentito parlare di Area F2, ragazzi, era praticamente la copia per mobile di Rainbow Six. Ragazzi, di Rainbow Six, e Ubisoft, ovviamente per copyright, ha deciso di andare per vie legali chiudendo completamente il gioco e vincendo la causa. Ragazzi, oggi sono qui in questo video intanto per dirvi anche grazie per tutti i commenti che mi avete lasciato sul video di Supercell. E ragazzi, io noto che molti stanno cominciando a tornare sul canale e molti stanno mettendo il mi piace. Quindi mi farebbe veramente un sacco, ma un sacco piacere, ragazzi, avere il vostro mi piace qua sotto al video qualora questo episodio di oggi vi piaccia. Per chi segue attentamente il mio sito, ragazzi, lootplus.com, saprà benissimo che stamattina ho pubblicato proprio la notizia. Qui, piccola premessa importantissima, le notizie che sto per darvi in questo video riguardo all'apertura, alla riapertura di Area F2 non provengono direttamente da fonte ufficiale, ma vengono da uno youtuber americano che è in stretto contatto con il suo management, con il team di Area F2 del gioco, insomma, ok? Quindi raga, prendete comunque con le pinze ciò che sto per dirvi, ma secondo quello che dice e sembra una fonte affidabile, abbiamo le info riguardo al nuovo Area F2 che dovremmo avere non molto lontano. Vi dico tutto in questo video, ragazzi. Quindi sedetevi comodi, non durerà tanto. Vi lascio qui qualche piccolo gameplay, giusto per quelli che ancora non sapevano dell'esistenza di questo gioco. Area F2 è stato chiuso da Ubisoft perché è troppo copia di Rainbow. Barricate, UAV, operatori, meccanica di gioco, mappe tra virgolette, era troppo uguale, quindi è stato completamente chiuso. Abbiamo avuto la notizia ufficiale qualche mese fa della chiusura. Ragazzi, come sarà questo nuovo Area F2? Ovviamente diciamo già che la meccanica di Rainbow verrà ovviamente tolta, verrà quindi modificato quello che è il gioco, anche se non penso sarà super modificato. Abbiamo delle novità, ragazzi, particolari. Questo gioco, quando uscirà, lo riprenderò a palla in streaming e spero davvero che quelli che ci hanno giocato siano contenti di questa notizia. Infatti, raga, mi raccomando, un bel mi piace sotto al video. Nuovi operatori, nuove mappe, nuove armi, ma soprattutto, attenzione, nuovo nome per il gioco. Non si chiamerà più Area F2 e a quanto pare il nome già lo sa lo youtuber, che poi ovviamente menziono in descrizione, è da fonte inglese, quindi se non capite l'inglese ci sono io tranquillo apposta con questo video di oggi. Nuovo nome si sa già, ma non ce lo può ancora dire. Ma la cosa super curiosa, ragazzi, indovinate chi? Qual è la compagnia che ha preso in mano il gioco Area F2 per rinnovarlo? Raga, non è Tencent, stranamente non è la Tencent, uno dei leader in Cina per quanto riguarda il mercato dei giochi, no? Non è Tencent, ma invece è NetEase. NetEase, anche qui compagnia cinese enorme, e se seguite il mio sito saprete che sta facendo un sacco di giochi. Hanno in mano tipo Rules of Survival, Knives Out, Life After, tantissimi giochi in Cina che NetEase ha in mano. Ed è proprio lei, ragazzi, è proprio NetEase a beccarsi il gioco, a prendersi il gioco, a comprarlo, immagino, con un nuovo team di sviluppo dopo il super licenziamento, da quel che dice lo youtuber, che si chiama Imo, del vecchio team di sviluppo. Gli sviluppatori di prima, ragazzi, non ci sono più. Abbiamo un nuovo team di sviluppo per il gioco, come anche un nuovo team di marketing. Questo significa che già abbiamo, ragazzi, i team pronti con il gioco. Evidentemente già lo hanno modificato ed è pronto per il rilascio. Ragazzi, sono sicuro che questa notizia potrebbe piacere a molti di voi, per questo mi raccomando, raga, ho fatto anche qui questa immagine lì in alto, ovvero questa qui, con scritto notifica app e giochi. Se aprendolo avrete Telegram, avrete il canale Telegram, senza troppi fastidi riceverete la notifica quelle 2/3 massimo al giorno con, raga, le novità più interessanti per mobile, applicazioni e giochi per mobile, i migliori. Quindi raga, venite, il link del canale Telegram è direttamente qui sotto. Poi per chi vuole può unirsi anche al gruppo discussione del canale Telegram, solamente per chi vuole. Se invece non volete scrivere con gli altri o altro, avete semplicemente il canale con la notifichina appena pubblico qualcosa di figo. Raga, fidatevi, fatelo. E se volete condividere questo articolo, raga, ci sono i bottoncini qua sotto, WhatsApp, Telegram, Twitter e Facebook, per rinviarlo super facile
anche ai vostri amici. Dunque ragazzi, revamp del gioco, nuovo nome, nuovi operatori, nuove mappe e nuove armi. Adesso lo youtuber stesso Amoui ha consigliato agli sviluppatori, visto che dice di avere stretti contatti con il team, e mi fido ragazzi, mi fido di lui perché so che ha giocato tanto ad Area F2 quando è uscito ed ha veramente avuto dei contatti con il team di Area F2 vecchio. Come possiamo immaginare questo nuovo Area F2 in arrivo con una meccanica diversa da Rainbow Six o leggermente diversa, non lo sappiamo ancora, ma soprattutto non vi ho ancora detto, ma ci sono date di uscita? Quando uscirà questo nuovo gioco? Ci ho fatto anche un post qua sotto. Non abbiamo ovviamente date precise su quando uscirà il gioco, o meglio il team ancora non ce lo può dire chiaramente, ma hanno scritto una cosa particolare e l'ho scritta anche sul mio post. Ragazzi, vedete questa parte in grassetto? The game could be released in the next few months or next couple days. Questo è precisamente quello che ha letto durante un video di youtuber americano dalla mail, che insomma dal contatto che ha avuto con gli sviluppatori attuali del gioco. In inglese, dall'inglese all'italiano, significa che il gioco potrebbe essere rilasciato nei prossimi mesi, puntini puntini puntini, e qui tra l'altro lui ha basato molto il messaggio su questi puntini 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 e la frase successiva che dice or next couple days, o nei prossimi giorni. In grassetto dice che il team gli ha scritto or next couple days in grassetto. Questo vuol dire, ragazzi, che molto 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 probabilmente potremmo avere il gioco, ragazzi, veramente a breve. E a breve, ragazzi, non vedo l'ora, cioè sarebbe veramente una figata, lo riprenderei a streamare subito a palla, perché diciamoci la verità, Area F2, ragazzi, era veramente una bomba di gioco e poteva avere un successo che non avete idea. Adesso non so se giochi come Rainbow Six vi piacciono, però fare un gioco simile per mobile è qualcosa di veramente incredibile. E se devo immaginare un gioco come Rainbow per mobile, che non lo sarà più, come sarà in realtà Area F2, il nuovo Area F2, mi immagino comunque lo stile, diciamo leggermente ripreso sempre da Rainbow, ma diverso, ok? Con le grafiche diverse, soprattutto le grafiche, perché attenzione, non ve l'ho ancora detto, il team sembra confermare che il gioco, ragazzi, avrà ancora più dettagli e sarà ancora più figo di Area F2. Questo è quello che conferma, raga, il team. Il nuovo gioco sarà ancora più bello di quello che è stato, insomma, chiuso. Togliamo le barricate o magari le modifichiamo con un'animazione diversa. Mettiamo degli agenti completamente nuovi, cambiamo anche dei nomi, cioè insomma ce n'è di lavoro da poter fare per poter rendere il gioco in realtà non uguale a Rainbow Six e poterlo lanciare globalmente. Questo, raga, si può fare. Questa è la news di oggi, spero davvero siate contenti della notizia, perché io, raga, lo sono, avendoci giocato anche in streaming e voi lo sapete benissimo. Raga, mi raccomando, seguite Loot Plus, il link è qua sotto, unitevi al canale Telegram, riceverete le notifiche quando ci sono notizie bomba come queste. Quindi aspettiamo, vediamo quando ci sarà l'annuncio ufficiale di NetEase. Mi fido di NetEase perché è una compagnia che sta andando veramente da Dio, quindi vi aggiornerò, ragazzi, vi tengo aggiornati su questo gioco che è davvero davvero incredibile e sarà ancora ancora più figo stando a quello che ci dice il team, che dice anzi il team allo youtuber americano. Raga, vi aggiorno presto. Like, ciao!